Vai, cominciato a registrare. Eccolo, Giobbo Buscetti. Arrivo, arrivo. No, uso il mio coltellino con col nome e quant'altro. Si vede qualcosa, sì. Faccio il fighettino, sì, guarda che bello. C'è un accendino che non funziona. Un po' di sistema. Qua. Sì. Va bene. Di qua. Sulla ruota panoramica sicuramente. In italiano è sulla ruota panoramica. In sottomarino. In sottomarino? Forse uno dei due è spagnolo. In tenda. In tenda ci sta. Sulla luna. Attenzione. Sulla luna. Sulla luna. Eh sì, quello sono io. Power on. Qui abbiamo MacGyver ti fa una pippa, ma lui non aveva la stintella. Esatto. Aspetta pure. Cosa dice? Plugin e power on. Quindi devo farlo. E poi schede SD, menu. Questo è da quello che ho visto. Ma tutti uguali. Ok. Ma sì. Poi abbiamo, faccio lo stronzo come tutti, sì, e quindi lo tengo per ultimo. Mi faccio soffrire, ma soffro anch'io. Vediamo. Mi piace che c'è il cubo con sì. Il coso dell'elettricità. Ma è il Companion Cube. Eh? È il Companion Cube. È il Companion Cube col coso dell'elettricità. Sì. E qui c'è un caricabatterie come da review attaccato. Quindi ti caghi al cazzo, lo cambi, ma tanto dovrebbe essere abbastanza standard, quindi veramente puoi usare qualsiasi cosa. È un prende dentro dai 100 ai 240 watt 1.2 ampere, quindi questo funziona in tutto il mondo, America, Giappone, non ha problemi, 50-60 Hz non ha problemi, e l'output invece sono due, oddio, un po', sono tanti modalità, fa 5 volt 3 ampere, 15 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere e 20 volt 2.25 ampere, e poi c'è un 45 carino. Watt che credo sia l'unico. Sì, USB Power Delivery è abbastanza figo, riesce a negoziare tutto quanto. E boh, apriamo, tiriamo via questo. Ho preso la versione figa, quindi c'è anche la scatola figa. Non mi pento di niente, lo schermo frosted, sì, ma in realtà forse la scatola è la cosa più bella. Ah, your games are going places, designed by Valve Corporation, questa l'ha presa dalla Apple, che c'è sempre designed by. Okay. E for you, ok, quindi qualcosa, c'è un Valve in Germania, che hanno fatto qualcosa, chissà. Content, video, main machine e case. Fatto notare questa cosa. Ah, l'avevo mandato nelle immagini, però sì, ma non è neanche la prima scatola della Valve che ho, e no, questi no. Sono sempre troppo carini col Companion sì. Cube e il right side up, c'era anche qua il right side up, sono un po' più scema al contrario. Complimenti. Potevo aprirlo, ma invece l'ho sfilato perché sì. Va bene. Come riciclarlo? C'è una busta di plastica. Dove è la busta di plastica? Scusa. La busta di plastica è qua perché ti porta via la roba. Ah, ok. Nel pattume, quell'altro nel riciclare. Ok, basta. Basta. Ci sta dentro. Sì, ci stanno dentro tutte e due, probabilmente. A posto, sono le uniche console portatili che ho qua. Poi ho qualche Game Boy vecchio. Cosa mi dice che devi tagliare? C'è un sigillo di garanzia della Valve. Questa cosa è fighissima. Dimmi che posso recuperarlo in qualche modo. Se vi no, c'è la mia volontario. Cosa dice la scatola? Credo che verrà riciclata a casa nostra molto facilmente. No, parlo di questo sigillo di garanzia. Secondo me questi li mettono nella fabbrica, così no, non ci sono problemi. Ah, grazie. Cosa dice? Se riesci a farla mi offre volontaria la scatola. Ah. Qui ha parlato del Companion Cube. Ok. E cosa dice? Hype! No, è questo sigillo. Aspetta che ve lo faccio vedere, che è proprio bellino. Vediamo se si vede bene. C'è questo sigillo qua.
che è molto fighino, Valve. Sì, ma ti hanno anche wrappato i cosini qua bianchi. Hanno anche wrappato i cosini bianchi, ma penso che toglierò prima via questo, perché... Ecco qua, ci abbiamo fatto. È un blocco, è molto fancy questa roba. Madonna. Infatti, sigillo di garanzia che nessuno l'ha aperto, gli ha iniettato... Non so. Non ci hanno installato Windows sopra, il sigillo di garanzia che nessuno è arrivato lì e ci ha installato Windows sopra. Non sarebbe se in realtà c'è Windows sopra. Che assoluta... Che gliel'ho chiesto. Dettagli, sempre per aumentare un po' l'ansia. Chiudo il coltello. C'è un buchino per chiuderlo col lucchetto. Non so quanto può servire, però bellino. Questo è in rilievo, questo qua è diverso, è nella sezione figa. Qua sotto c'è una tasca con roba. Dopo faccio vedere. Ed eccolo qua, la sberla, Che signore. sberla. Ok. Allora, è la dimensione No, giusta. questo è un 3DS. Aspetta, torna giù. No, sto così. Cioè, prego. 3DS ci sta così. Quasi in verticale il 3DS. Sì. È Gio Boschetti è contento. contento. questo è in paragone con lo Steam Controller. Pensavo fosse... Allora, non avevo capito quanto fosse grande la console. Perché questo touchpad e questo... Ok, questo è un po' più piccolo, ma non tanto. Questo coso è freddo. I pulsanti dietro sono più morbidi di quel che pensassi. Sei stato in camion tutt'oggi. Questi bottoni sono terribili. Quale? Questi qua, Steam, punti, ma vabbè, è lo Vabbè, ma chi se stesso. ne frega? Questi qua Non sopra usare. invece meglio, questi qua sono un po' meglio, questi sembrano essere ottimi. E questi joystick. Boh, proviamo adesso, no? Volume. Sto Dice di cercando di attaccare prima farlo. la corrente, no? Prima di... E attacchiamo la corrente, facciamo le cose per bene. Ah, giusto. Guardiamo le altre cose. Sì, intanto che tu guardi le altre cose, io cerco di attaccare No, l'ennesimo. non facile, non facile per niente. Serve una prolunga. Abbiamo un Vai. altro, abbiamo quello della Valve, anche quello Dovrei recuperare una ciabatta. dell'Nvidia, ne ho uno dell'Nvidia, adesso non lo do. Quasi quasi uso quello dell'Nvidia per pulirlo. Giusto per. Boh, sono tentato ad accenderlo lo stesso. Non posso aprirlo, se no, cioè in realtà si può aprire, ma devi stare attento alle vitine che si spana e dopo non sta più bene attaccato. Più o meno, non è così delicato come vogliono far credere. Questi non cliccano. No, no, non penso che l'aprirò per un bel po'. Prima o poi sì, anche per dargli una pulita, ma per un bel po' no. Ah, pulirlo sarà un po' un inferno perché la ventola è qui, però l'aria entra da qua. E in realtà ha senso. Hanno dimostrato che se tu togli la cover si raffredda più velocemente, però tipo si riscaldano dei componenti qua che sono quelli di ricarica, la RAM non viene raffreddata bene. Non è tutto collegato al Almeno serve dissipatore. qualcosa Nvidia. Ci abbiamo. Grande. Ok, ho lasciato già delle ditate. Aspetta, che è molto freddo e quindi prende le ditate subito. Che fai? Cercavo Qua un fiumetto. abbiamo attaccato, ha fatto la lucina sopra. Oh, i touchpad si sono accesi, fanno cose, sono vivi, Vibrano. vivono. Vibrano. Aspetta, forse. Che bello. È come se... Ah, che Allora, per profumo. ogni tot fa uno scatto. Sa di nuovo. Sì, sta di nuovo. Secondo me posso anche avvicinarla alla videocamera fra poco. Però intanto è bello così. Ah, è giusto, Sì. dimensioni. Beh, non metterlo uno sopra. Errori prospettici, no?
Sì, scusa, no, non stavo più che altro guardando in mano. Questo sembra un giocattolo. E questo. Sai che. Ok, è più pesante effettivamente. Però a livello di densità ci siamo. Non è molto diverso. Davvero? Prendi Questa è la mano anche tu. plastica. Anche Ehi, guarda. questo è plastica. No, La scarpa è di plastica? questo è vetro. Ah, ecco. Questo dovrebbe essere di plastica. Lasciamo che faccia le sue robe. Penso. Non so. In realtà mi piacciono così di più di quelli dello Steam Questo Controller, sì. oppure Cosa stai recuperando? questo ne abbiamo tanti. Qui si è consumato. Ah, vedremo come funziona il perché questo è normale, è un pezzo di gomma, adesso lo cambierò. Oh, no, no, qua è successo qualcosa. Schermo non si sembra antiriflesso, sì, c'ha. Sì, ho lo schermo antiriflesso, sta andando giù, ciò non è bene. Hello? Aia. Hai beccato No, ho bleccato la console rotta? l'unità non calibrata, secondo me si sistema con la calibrazione. Prova a spegnere e accendere perché dubito che. Eh no, anche qua è proprio si è bloccato l'input. Non so, lo stacco. Prova a spegnere e accendere. Ok, è andato in standby. Immaginavo. Ok, si è ripreso. Posto. Sarà perché ho scasinato, non so, stavo giocando con tutti i tasti, Matteo. Ah, ok, quindi aveva tenuto bloccato È successo qualcosa? Magari pure era inglese, eh? Beh, fisico. in Sì, italiano, fisico. ma lo facciamo in inglese. Eccolo qua. In inglese è il primo. Qual è il layout? No, il layout è lo stesso dell'Xbox. C'è anche l'Xbox a qualche parte. Dove l'hai messo? Vado a recuperarla. L'ho Grazie. E spostata perché qua è siamo. tutto Steam, non volevo mettere anche Ah, no, ma Xbox. questo non è Steam. Vabbè, ma quello Facciamo era la con. comparison tipo È carico, di vero? lezione, non lo so. Facciamo anche una. Vabbè. Noi dove siamo? UTC più 1 Central Europe Time. Sì, Eh sì, UTC più uno. Berlino, Parigi, siamo più o meno lì. Tutto in rosso mi sembra pertinente. Sì, ci stavo pensando anch'io. Cos'è tutto rosso? Tutto in rosso. Ah, Vedo tutto. che dice tutto in rosso. Ok, Sì. Rocket Science, il wifi, la password la facciamo un attimo qua. Sto usando fuori, vero? Sì, posto. Non mi ricordo la password. Devo Ok. loggare No, ci sono. io? Ok. No, ma aspetta, vabbè. Ok, la tastiera funziona benissimo dal touchscreen. Togli il tuo faccione Ok. dallo stream. Ah, giusto, lo schermo doveva essere antiriflesso, però mi sembra normale. Penso che l'altro fosse ancora più lucido allora. Sì, no, in realtà lo vedo, non sembra opaco. Hai È presente? frosted. Esatto, hai presente quegli schermi che erano opachi e gli schermi lucidi? Questo Ah, sembra uno sì. schermo lucido con qualcosa che gli hanno fatto, non In realtà sembra anche uno questo. Ah sì, ma schermo opaco. Ma no. c'era anche scritto qualcosa Sì, nella lo so. descrizione dello Steam Deck. Sai Però cos'è l'etching del vetro? È un vetro lucido a cui è stato fatto una procedura chimica per renderlo un pochino ruvido. ruvido. Dipende da quanto lo fai, poi. Io ho le finestre a casa dei miei che sono etched e sono completamente opache. Però puoi fare quello che vuoi. Sembra satinato, sembra antiriflesso. Etched. Sì, Sì, etched. è antiriflesso. Decisamente, vediamo se si vede. Quella è la luce grossa. Questa è tipo una luce quadrata. Sì, vabbè, Ma fa molto. ma. No, ma si Sto vede, Matteo. guardando se riesco a far vedere qualcosa. È tipo qua. Io voglio toccarlo.
Attenta che il touchscreen fa le cose. Sì, si stava muovendo questo. Pegati. Questa è una pagina web un po' troppo larga. Il CSS rotto. Vabbè. Sta scaricando robe. Se io tocco qui cose, no, menu. Vuoi romperlo? Sì, sì, voglio romperlo. Vuoi romperlo? Ok. Sì, sì, aspettiamo. Lo so che si vede. Abbiamo lo stream aperto. Ma volevo appunto... Matteo è troppo eccitato, non ci crede. No, è che mi chiedo come sia quell'altro, perché se in realtà sembra abbastanza lucido, mi sto chiedendo come sarà quell'altro, ma... Sarà tipo questo, che a parte che è il mio schermo, quindi è completamente devastato. Ma non usare quello, usa qualcosa di... Dagli un primo round con qualcosa un po' più sporco. Un po' più, no? Sporco? Sì, tipo il tuo maglione. Ah, ok. In quel senso. Sì, tipo tocca lavare il fanno. 54 subito. Secondi. Fammi vedere un paragone, eh. Ti si vede la parte che devi... Sì, da una parte si vede la faccia, dall'altra no. Funziona, è effettivamente un giusto. Da una parte è spento, però sono abbastanza certo di vedere la differenza. E mi sa che non c'è batteria. Non è stato usato da troppo tempo. Ma era attaccato nella dock, quindi qualcuno ha staccato la dock. Possibile che la dock sia staccata. Sì, lo schermo della Switch sembra quasi uno specchio. Ok. Rob dice che se... Install Gentoo. Devo allora, il mio piano era comprare una scheda SD e provarci tutte le distro, perché non penso che toccherò il disco interno, non voglio partizionarla. Ma sì, ma anche meglio, perché così fai prima giocare, fai prima. Ecco, adesso si sta spegnendo, probabilmente questo è un reboot. Quale distro installi per prima? Beh, ovviamente Tumbleweed, OpenSUSE. OpenSUSE. Dicono OpenSUSE. Sì, lo so. Oh, ma tutte mi state... le liste sono benvenute in questa casa. Sai che il mio collega invece di Ubuntu gli ho messo OpenSUSE, e, a parte che ha funzionato il touchpad che non funzionava e, e si sta trovando molto bene. Ha detto che si è stampato Pac-Man Rosetta in testa, l'ho sentito continuamente. Però si sta trovando abbastanza bene. Secondo me è ottima. Per chi non smanetta, per chi smanetta un po' di più, ci sono Arch e Gentoo e LFS se vuoi. Che beh, LFS è hardcore. Sì, ma è quello più per imparare che per altro. Allora, tra le altre cose, gli speaker dovrebbero essere buoni. Tutto è meglio di Ubuntu, concordo. Tutto sì, guarda, anche oggi ho avuto dei problemi con Ubuntu. Stavamo installando dalla roba. Sì, sì, sì. Però almeno Debian è un progetto aperto e... Sì, sì, vabbè, ma prendono... Hanno troppi pacchetti, alcuni sono un po' così così. Ah, la ventola si è accesa. Non so se... E... Butta fuori odore di nuovo. Odore di Cina, buono, probabilmente. Buono. Vibra, fa cose. Ok. Debian is not Ubuntu. Debian is not Ubuntu. No, però un pacchetto, un problema che avevo trovato su un pacchetto era veniva da Debian. Condivide parte dei problemi. Cioè, condivide ma lo stesso. Questo l'abbiamo già fatto. Sì, sì, continua. Io ho avuto una brutta esperienza e ho risolto usando Fedora. Ovviamente non computer mio, dice sì, ok, vabbè. Alla fine vibra tutto. Ah, la password col cazzo. Cosa fanno? Si è spenta la ventola. Sei nello schermo. Vabbè, so. Ah, giusto. No, sto usando il touchscreen perché non esiste. Ubuntu non è Debian e i pacchetti di Debian non vanno perfettamente bene per Ubuntu. Quindi qual è il package manager di no, molti... entrambi? Perché a parte i pacchetti più importanti... Cioè, non è che scambio com'è che si chiamano? Non mi metto a installare i pacchetti di Debian su Ubuntu e viceversa. Però...
Sto digiunando per vedere sta Steam Deck. Noi abbiamo steppato della roba in forno. Ah, giusto, roba in forno. Ah, doveva suonare? Sì. Beh, 7. Controllare. Ok, l'ha preso. Che lo... Ah, no, altri 20 minuti. Devo andare a vedere. Ok, quindi, welcome to Steam Deck. Before you start playing, let's quake a Twig Tour. Beh, spoiler se ce l'avete ordinata. Quindi adesso le mazzate a seguire le prendi nella deck? Sì. Sì. Molto probabile. Dark Souls dovrò trasferire i salvataggi. Che palle, sì. Che palle. Vabbè, press any button, ok. Daniele 71, conosci? Sì, sono dalla stessa chat. Mi ha scritto qualcosa anche su Telegram, ma non ho mica visto. Allora, this is the Steam button. Ok, questo penso che sia equivalente a questo pulsante qua, per chi ha lo Steam Control. Ah, a proposito. Ma ci sarà scritto? Magari se è un paragone. No. Che è questo, allora. Press and hold to view the Steam button shortcuts. Dopo lo facciamo. Questo è Quick Access Button, notifiche, amici, Quick Settings. Ok, questa è la tendina di Android. Android? Cos? Va bene, poi... Sì, nel senso che è l'equivalente come design, non come codice. Over here are the volume buttons, sì, li abbiamo visti. Carino. E poi il sì, la scheda SD qua sotto. È fun. Ok, posso fare lo swipe. Lo swipe non funziona troppo bene. Posso cliccarlo ma su un D-pad. Figo. Ti giuro che si vede come fosse full HD. Ragazzi, si vede benissimo, non rompete il cazzo. Madonna. Cioè, ovviamente se vado vicino vedi i pixel, però... vabbè, ho capito, cioè... La densità dei pixel è in realtà ottima. La Switch quanti... Dovrebbe essere la stessa. No, secondo me è una risoluzione. No, dovrebbe essere 720. Questo è 800 in realtà, però... Sì, allora, ecco, come è leggermente più largo ed è assolutamente più alto, quindi questo è un 16 noni e questo è un 16 decimi. Cioè, considera che l'ultima console che ho avuto è stato un 3DS. Ah, ovviamente c'è un software update, lo facciamo subito perché qua è meglio, da quel che ho capito. Credo che sia spoilerata. Shutting down Steam. Hai letto qualcosa sull'update? Ciao, 8 viewer. sto registrando, poi lo ripubblico tutto. Se volete tornare all'inizio, hello. Sì, non l'hai letto, te lo diceva. Mi sono spoilerata sta parte. È solo il primo update. Hanno detto: sì, schermo tecnico. Gli altri update saranno diversi. Non te lo sei proprio letto. No, Chan Chan Van Gogh e Chan Chan Van... Credo che Van Gogh sia il nome del chip. Chan Chan... Chan Chani o Chan Chan 1? Non lo so. Aspetta. Però siamo alla F7A100 fino alla F7A102. Sta aggiornando il film. Magari non si spegne più. Cioè non si accende subito la ventola. Cha Chan. Scusate, Cha Chan. Figo. E niente, non è proprio... Questa è una risoluzione bassa. Non sta assolutamente usando la risoluzione nativa per fare sta roba. Dac, se avesse sviluppato un dispositivo del genere dovesse aggiornarlo. È già tanto che fa un'interfaccia decente e non scrive le cose in un angolino in alto a sinistra. Quello dipende dal driver dello schermo, se riesce a gestire più risoluzioni. A quanto pare riesce. Ma sì,
Non si possono cambiare le risoluzioni. Alcuni schermi, per risparmiare, il chip dello schermo fa solo una risoluzione. E tutte le altre sono fatte software? No, zero. Ma parlo tipo questo, questi device. Ok, ma quello sai che la risoluzione si può cambiare. No. Ah, ma sì, se no, no, no. Scritto tutte le cazzo di recensioni. Ah, no, quello è software. Quella risoluzione okay. Che cambia è software. Questa invece è hardware. Questo scaling lo sta facendo proprio il chip dello schermo, mentre tutto il resto lo sarà la scheda grafica. Poi in realtà lì non potrebbe essere molto integrato sulla scheda video, quindi magari fa la stessa roba. Perché non capisci che cazzo c'è scritto? Ah, per la risoluzione abbassata. Può darsi. Anche il comunque non so come si senta il microfono, ma è il microfono della Trust. Bellissimo. Puntato di via verso di me. Ah, si vedono i miei capelli? Sono belli i miei capelli? No, si vede il tuo naso. Il mio naso. Inviata? Inviata. Sì, ha fatto. Sì, mi sembra una buona idea fare gli aggiornamenti subito. Mm-hmm. Andresti a dare un'occhiata al cibo che non... Ho già guardato. Come è messo? Si è scongelata? La pancetta si è scongelata? Sembra di sì. Ottimo. Non siamo vegetariani, non so se... No, però ci sono 90 verdure e due pezzi di pancetta. Okay. Un altro gioco. Questo è l'aggiornamento del sistema operativo o di Steam? Chissà. Ah, finito. L'aggiornamento era quello di prima. Ok, questo è stato laggoso all'inizio. Adesso funziona meglio. Ok. Oh, Play Desk lo compriamo subito. Play Game. Ha bisogno di un controller per giocarlo. Passavolo. 4 giga. Ok. Ah, in realtà io devo scaricare qualsiasi cosa. È vuoto. Sì. Quelle cosa sono? News? Ah, guarda, qua sopra c'è l'iconcina che sta scaricando. Voglio che... Allora, questa è assolutamente la stessa interfaccia. Ma sì, hanno fatto il revamping dell'interfaccia. Noi abbiamo la beta in realtà. Non c'è sulle altre. Quello streaming dal computer. Però mi ha disconnesso dalla chat. Fai lo streaming dal computer. Dopo il 14° riavvio forse riesci. Poi pubblico che devo cucinare. Sì, sì, lo pubblico, tranquillo. Sì. Fai lo streaming. Ah, dici giocare con lo streaming dal computer. Ci sta. Devo accendere il computer. Accendi Steam. Questo. Su quello? Sì, faccio con quello adesso. Ok. Facciamo questo computer farà 3 stream. Perché sta streamando su Twitch. Sta streamando sul disco per salvare il video. E contemporaneamente gli faccio anche streamare la il gioco. Adesso vediamo se io riesco a usare le KDE. Cosa facciamo? Qual è un gioco molto veloce da installare? Valheim. Forse. Ah, ok, perché c'è l'altro computer adesso. Sì. 1 giga e 7. Allora, summing in text is small. Posto. Proviamo. Why not? Ci ho giocato poco questo gioco. 239,9 ore. Vedete che c'è appena stato l'update. Come si accede al desktop? In che senso, Daniele? Ah, come si accede al desktop? Questo l'ho visto. Così. Switch desktop, te lo sì. Fa fare? Sì, sì, me lo fa fare. Adesso ci guardiamo subito, sono molto curioso. Volevo solo... Te lo fa fare adesso, però? Perché avevo capito che c'era da abilitare il developer mode nelle impostazioni. Abbiamo Proton, per qualche motivo. Adesso proviamo subito, vediamo se continua a scaricare. Non lo so. Switch to desktop. Ehi, quel mouse era nella posizione sbagliata, eccolo! Carino, no? Che no. Ho come l'impressione che in debug abbiano lo schermo girato al contrario.
Sì, è uno schermo verticale, palesemente, probabilmente preso da da mobile, da Android. Desk job yet. Done sucked. No, I've just downloaded it. Yeah. Hey, Dansk, I just opened it. Ah, Steam is still running and I get That's Steam cool. notifications. Actually, Oh, I what? like that background. Whoa! You can open this. Okay. Public PAL build. Okay, okay. QD. Return to gaming mode. Dopo vediamo. Allora, giusto per confermare che questo è Xorg, non è Wayland, lo vediamo subito. A parte che si vede il mouse, quindi è Xorg, per far Why? Sparire. Perché Wayland riesce a gestire gli appunti, gli input touch, e Xorg è degli anni 80 dove non esistevano i touchscreen. Display and monitor. E abbiamo global scale, quindi sì, questo è Xorg. Compositor l'hanno messo su i default. Tutto default. I suspect in like 10 days they will somebody will be porting it to Wayland. Ma, no, ma sì, poi days, posso. A month or so. Probabilmente posso anche scasinare io, vedere come va. Questo sì, alone sì. È bellissimo. Questo probabilmente è un alone grande perché è un touchscreen, però non so come è funziona. KDE quello. Questo è KDE, sì. Oh. Can you please play desk job? Okay. Va bene. Like in realtà volevo mettere le icone un attimino più grande. Niente. Nope. Niente. Andato. Ho cliccato, è solo un po' lento, ma è andato. È molto lento fare lo switching. Fa. Come KDE su sto computer? Più che altro come Xorg. No, chiudersi, vabbè. Dove vai? È lì di fianco. Sta ancora. No, sta ancora scaricando. Oh. Siamo quasi. L'audio non è male. Almeno i suoni. Doveva essere buono l'audio. Infatti. Verifying. It's good. Yeah, play. Perché non è blu play? Che strano. Diventa verde, ci sta, però. Ma perché ti scambia sicuramente la sessione? Sì, 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 sì. Palesemente. Ma voglio dire, cioè, quando apro Steam sul computer di Matteo, che è quello potente con Nvidia e quant'altro, ci mette comunque mezz'ora. Vabbè, ma sì. Nvidia schifo. A proposito, guardiamo, c'erano un po' di cose qui. Non facciamo assolutamente niente, tanto siamo da qua, però. Qua. Aha! È 60 fps, ma a me sta sul cazzo, io voglio giocare, non voglio vedere com'è. Qui abbiamo. Quelli sono i game control. Vediamo se. Cosa stai facendo? Volevo vedere. Ecco, qui fa vedere. Ehi, fammi vedere le opzioni. Dice, se faccio long press mi fa vedere una roba, ma non riesco a vedere che cos'è. Cosa, devo mettere in pausa il video di me stesso per vederlo? No, tieni long press. È un po' duro da premere, mi sta facendo male il pollice. Force game shutdown, show keyboard, toggle magnifier, take screenshot. Ok, un po' di. Ah, se faccio così funziona come mouse. Enter, okay, va bene. Ci guarderemo poi se c'è bisogno. Sospetto l'abbiano fatto loro apposta perché così non lo portano a sbaglio. Welcome to the Aperture Science. Ho paura di romperlo davanti, sto premendo. I'm Ken Johnson, and if you're hearing this, you are exceptional. No, don't be bashful, it's true. No false modesty. Let's get started. Look at all those tubes stretching off in the distance. Every one of them's taking something important to a genius who's going to use it to change the world forever. A genius just like you. How are you going to change the world? Well, that's up to you. History will remember what you do here today. Do not let us, and by us I mean all of us, all of humanity, down.
No, 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 tutti i giochi di guerra in questo momento mi fanno un po'... Io chi? E non è di guerra. Ammunition! Ah, ma è quello, sì. God gave you these gifts. I'm giving you the opportunity to use them. Well, here's your lab. I don't mind telling you, we're excited up here. Moon landing excited. Non ci sto. Einstein. Wait a minute. That's not right. I think I put the wrong tape in. Hold on. Good luck, world's best scientist. Okay, here we go. You, in the overalls. Get to work, or you're fired. They don't give out overalls anymore. Anyway. My name's Grady, you can call me that. I mean, let's do introductions later. Exactly. You should really already be... Honestly, I'm surprised you're not fired already. Anyway, you are a product inspector. That is your inspection desk there in front of you. You will be inspecting, doesn't say. Anyway, something is gonna come down the conveyor belt, whatever it is. Make sure it works. Once you've done that, keep doing that. That's the whole job. Anyway, just remember, the important thing is to have fun on your own time before you come in. Otherwise, it's real bad here. It's fine. You'll probably be fine. Good luck. Non riuscite a farlo estremamente suggestivo quel weekly. Il volume prende anche? No. Ok, quei tasti non funzionano. Ah, i due microfoni, è proprio lo Steam Deck, guarda. Ok. X. Y. Ok. B. Questo, ok, questo è giapponese. B da giapponese. Oh no, è lo stesso. Ma va a scambiare i tasti. Mi piace che nello sfondo ci sono i proiettili. Questi sono i rumori di Half-Life. Di Half-Life 2. Hai visto che è qua? No. Dadgummit, I knew it. I left the volume down. Hold on. Zip, zap, zap, that is how you inspect a toilet. I hope you were paying attention because I'm not saying any of that twice. Look, it's not rocket science. It's not even toilet science. Here's everything you need to know. See that light on the wall? If that light goes on, you're fired. Okay, good. You heard the important part. Wait, hold on. Have they all been smoking? You know what? It's not our job to test if the toilet's on fire, right? Just do your regular thing like normal. Move it down the line, and then it's somebody else's problem. You think your job's bad? Desk job. I mean, your job is bad. Do you hear that? Hold on, let me take a look. Yeah. Ottimo. Thank you. Nope, I'm just wet now. No. That's just put. Hold that button down. That was. It's working. Keep doing that. Hold up. Oh, it's working. Keep pressing the button. Oh. Bene. I think we're in a lot of trouble here. Now, I also think we're going to be rich because I think you just admitted something. Okay, here's what we are going to do. I'm going to go work on this in secret. Just you go back and pretend to go back to work, right? Like it's gotta look. Let's see the bedroom. Pretend the most you've ever. You know what? Just go back to work. Actually, that works. Ma penso che vorrò provare qualcos'altro. Ok.
Eh? Perché vado via? Ah, ok, 6 mesi dopo. 2000, no, cos'è? 278.100 cessi. Hey, I'm back. Yeah, I'm back. First off, you did awesome pretending to calibrate all those toilets. The best. Alright, are you ready for this? Presenting. Press, you gotta press the button. Presenting. Press the. Yep. Presenting the Aperture Science Turret. Go on, take it for a spin. The controls are right there on your desk. I mean, right. The controls are right there. Yeah. And I haven't even shown you the best part. Here's the best part. Shooting. You know what, though? I mean, you're definitely going to kill yourself with a heavy like that, so let me just turn around. Grazie. Right, shoot again. Don't worry. It's safe. I mean, this time. This time it's safe. Last time it wasn't. You almost died. Wow! Holy moly, man! That is great! Oh, man, the turret broke. That was the only one, too. But don't even worry about it, because here's what I've actually been working on. Ta-da! Introducing the Mark II. This is what I spent most of the 6 months on. It was 1 month for the first turret, and then like 5 for this bad boy. Oh man, you gotta take my picture with this. The desk should have a camera built into it. Si stanno tutti buvando qua. Davvero, chi si vuole anche con il tiro? Va bene. Vediamo. Mi sta insegnando a usare il dispositivo, sì. Sì. Ok, good. Moment. Scusate. Come uccidere l'ascoltatore. Here, let me turn it around. Get out of this game. Okay, sì, well, esatto. Walk you through everything, but I think you get it. Let's just. Oh. Okay. Quit. Ciao. Okay. So, Dance is asking if it's heavy or comfortable to hold. Chi? Dancer. No. Okay, it's maybe a bit heavy. Got distracted by a game there. It's very balanced. Though. It's very balanced. After a while that I'm holding it now, it feels a bit heavy. But pretty okay. I wouldn't use it like this. I would use it like this. Down, but feels comfortable to do it this way. Anyway, what's a heavy game? The problem with heavy games is that they take time to download. Secure. Do you know a game that is very easy to download? Yeah, Vulkan. Okay, magnifier tool is Steam. L1, ok. Sì, ma penso che riusciamo a leggere tutto. Vediamo. Quanta gente? 9 persone. Ciao a tutti. È bellissimo. So che vi state facendo i seghini e penso che avete speso bene i vostri soldi, anche se arriverà un po' tardi. Qualunque tempo arrivi. Ecco, sì, è un po' difficile da leggere. È vero? Settings, graphics, 1920x768, full screen, lo stesso. Puoi proprio scalare la grafica. Sì. Ma tutto, tessellation, motion, V-Sync, anti-aliasing, depth of field. Ma guarda che c'è che ti hanno appena detto per allargare la roba. Ah, quello è un'altra roba, però se così. È così. Posso zoomare così per vedere la roba. Fermo. Sì, sì. Ah, ok, già al massimo. Yes. Gesù. Giochiamo così. Oh mio Dio. Ok, è già al massimo. E tra l'altro l'hanno anche aggiornato. Si vede. In realtà sì. Beh, vabbè, proviamo a giocarci lo stesso. Vuoi fare una partita? Vabbè, quello che vuoi.
Ah, ok, così è la tastiera. Facciamo giusto il locale per adesso. Sì, sì, sì. Stai scaricando Sekiro mentre... No. Perché? Dovrei. Ma non è il gioco che voglio giocare per prima qua. È un gioco pesante. Circa. Circa, non tanto. Cioè, posso giocare... Posso scaricare il primo Crysis? Vai, proviamo a scaricare. Cosa succede se faccio così? Alien potrebbe essere interessante. Ah, Great on Deck, questo sogno non mi frega niente. Great on Deck. Collections, favorite, installed. All games. Eccolo, Crysis. Sono 7 GB. Non sappiamo se funziona, non ci interessa. Ho mosso la telecamera tantissimo. Ok. Dovrebbe andare bene. Magari possiamo anche muoverla un pochino. Possiamo forse un po' abbassarla. Oh! Eccoci! Si può abbassare, come se... il lag. Ma soprattutto i controlli non esistono. Mi sa che dovevo mettere qualcosa. Sì, gli ho messo le impostazioni al massimo, sta assolutamente faticando. Niente, Esk, dov'è? Escape è così. Eccolo qua. Settings, graphics. Diciamo che togliamo la tessellation. Togliamo l'anti-aliasing decisamente. Un po' meglio, decisamente meglio. Cosa che volevo fare? Gamepad enabled. Show gamepad. Oh! Sono direttamente questi. Perché non stanno funzionando allora? Faccio capire. Jump B. Gamepad text input boxes and chats. Ok. Ho abbassato un po' la camera. Grazie. Bello, non funziona. Non ha preso. No, non ha preso. Secondo me non ha preso proprio il. Non ha preso una dei tali input il gioco con il controller. Se faccio così. No, basta. Basta. Ok. Exit game. Proviamo a farlo ripartire qua. Vuoi appoggiarti sulla scatola dello Steam Deck per alzarti un po'? E la riesco per abbassare la camera. No, vabbè, abbasso un po' la camera. Come? Mentre installa, così. Ma questo non va più giù. No, giusto. Ah beh, ok. Fa lo stesso. C'è un po' storto, questo non si può... Sistema, com'è adesso? Un po' meglio. Sì, non è male. Come si fa? Facciamolo ripartire. Vediamo, forse anche Fanda ha fatto tipo alt tab che stava facendo altra roba. Però... Che fai? Ah, ho trovato una passata. Eccolo qua. Adesso l'ha preso.
L'audio, scusate, non ho fatto ancora un commento sull'audio perché è veramente buono. Com'è per te? Buono. Molto buono. Aspetta che lo abbasso un po'. Continua a essere buono. L'ho messo a metà. Diventa ancora più buono, se permetti, se lo abbasso un po'. Esatto. Sta luce la usiamo, no? Aia. Un po' aia, sì. Vabbè. Tiriamola via, non serve a niente, vogliamo vedere quello che c'è nello schermo. A parte che... Oi, allora, aspettiamo. Beh, niente da dirmi. Qualche commento. Ah, grazie Phil e Joe per seguirmi. Eccoci qua. Vediamo se. Ah, adesso l'ha preso. Vediamo quanti frame sta facendo. Comincio a capire cosa serve. Facciamo un limite a 30. Vediamo se si vede meglio. Infatti sta facendo sotto i 30, ecco perché fa un po' fatica. Settings, grafica, togliamo motion blur, togliamo il V-Sync. Ma c'è il V-Sync lo stesso oppure no? Non capisco. Così quasi faccio così. Così rimane stabile e non fa dei picchi. Come si correrà? Così? No. Ah, così si salta. Così è il menu. Così ci siede. Ok, trovato la corsa. Tra l'altro forse ha convertito il gioco, il server. Ah, ecco cosa voglio provare. Voglio provare a abbassare la risoluzione usando FSR. Però per farlo devo andare nelle impostazioni, grafica e abbasso la risoluzione, 1024x768. No, ti prego! Non sono le uniche risoluzioni esistenti? Togli pure. Poi tra l'altro sto gioco dipende un po' dalle aree, fa fatica anche sul desktop. Niente, abbassiamo ancora le impostazioni. Grafica, fa quello che può, dai. Togliamo l'antieli. Eccolo. Frame limiter. Ok. Qui fa proprio fatica. Torniamo dove eravamo, che magari fa un po' meglio. Oppure andiamo qua.
Guarda quanto è instabile. Ah! Il frame rate. Oh, ce l'ha fatta. È arrivato a 30. Oh, una roba che posso costruire, ok. Chissà perché. Ho messo il limite a 30? Sì, vediamo se lo tolgo. Ma no, poco di più. Non ho la minima idea di come si giochi col controller. A proposito, io posso provare ray tracing, che non ho mai provato in vita mia. Sì, è rotto il cazzo. Vai a vedere. Vedere tutto. Ciao. Sì, ok, è abbastanza difficile da leggere. Ok, proviamo a cambiare gioco. Allora, forse 700 sono esagerati per questa roba. 400. Madonna. Un affarone. Purtroppo in questa prospettiva lo schermo fuori fuoco è da fastidio. Ah, la più bella review di coltellini svizzeri dell'ultimo semestre. Questo qua è vecchissimo, sto coltellino. Ce l'ha da una vita. Purtroppo non sono mai riuscito a caricarlo perché aveva un accendino a fiamma laser dentro. Allora, proviamo assolutamente Crysis. Crysis è una bella cosa all'inizio. Abbiamo fatto danni con la telecamera. Ma ho control? Non mi ricordavo di avere control. Perfetto. Lo installiamo dopo. Anche perché è l'unico gioco ray trace che conosco. Questo quant'è? Sei riuscito a mettere in fuoco lo schermo? Devo mettermi parallelo allo schermo. Tipo così. Così dovrebbe andare in fuoco. Forse è un po' meglio. Possiamo anche mettere a fuoco manuale in realtà. Sì, vabbè. Ti muovi troppo. Chiedo scusa. Tiro via Hades. Poi cos'altro? Sicuramente voglio provare Control. L'unico dispositivo che ho che è il ray tracing. Lo voglio vedere. Me frega niente se fa uno slideshow di un frame. Voglio vederlo lo stesso. Il caricabatterie si sta scaldando assai. Questo coso. Vabbè, aia, grazie. Ce l'avevo in mezzo alle gambe. Cominciava a scaldare. Ok, installed, non è vero. Non posso dirgli di mettere a fuoco, sta mettendo a fuoco la tua mano. Lol. Puoi dirgli di... Puoi mettere il fuoco manuale. No, però ma... appunto. Metti un'apertura un po' più forgiving. Per fare l'apertura più forgiving... Vieni, vieni qua. Ah, vai che tanto sta scaricando. Fammi giocare un po' me con questa cosa. Allora, questo è... Così, e poi chiudere l'apertura è qua. Sì. Cool. Un po' meglio, però l'ISO è un po' alto in realtà. Secondo andare così. Un po'
aprire giusto un pochino. Ecco. Così dovrebbe andare un po' meglio la messa a fuoco, però mi sa che la blocco lo stesso. Focus mode. Manual focus. Guarda che c'è Dark Souls. Sono curiosa di provare Don't Starve. Ok, l'anteprima non fa vedere questa roba, interessante. Non c'è modo di ordinarli. Sort by. Ok, così dovrebbe andare bene. Ho messo a fuoco. Vabbè. Cosa vuoi vedere? Size on disk, ma è l'unico installato. Ah, tutti 0 byte. Sì, potrebbero metterlo come metà data. Sì. Anche size in realtà download. Sai che cambia a seconda di. Size on download. Mi piacerebbe. Sì, in realtà possono benissimo farlo. Se sono in review. Allora, no. Wait. Cosa? Ah, sto sbagliando. Alphabetical. Mi odi se ti installo Don't Starve Together? Buono, fai pure. Mi piace lo sfondo. Sto cavo qua è un po' in mezzo ai coglioni, però. Oh signore. Non ho mica finito di fare sto unboxing. Stesso. Ma vuoi sedere che non ci sta? Sì, ci sta. Cioè, è spessa la metà deck. Senti. Allora. Se i joystick non sono nel punto giusto, si sforzano un po', secondo me. Se in realtà sembrano nel punto giusto. Vabbè. Prego, fra un minuto hai scaricato. Vai, fammi vedere. Il forno come hai messo? Il forno ci ho messo dall'altra del 2. Ok. Ho finito quello che hai fatto e. Questo microfono è un po' quindi. In mezzo al coconus, ma molto, e non serve assolutamente a niente. Ecco qua, via dai coconus. Adesso, come si vede? Ah già, l'ho messo. Si vede abbastanza. Fuoco, ho messo a fuoco fisso, sì. No, sei completamente fuori fuoco. Davvero? Guarda qua. Guarda nello stream. Aspetta, no, ferma. C'è un modo per vedere. Qua. Così dovrebbe andare bene. Abbastanza bene, direi. No, va bene. Ha finito. Cioè, si vedeva meglio prima. Davvero? Sì, se mi ascolti. Affondo lo schermo, non lo sfondo. Qui? Qui. Intanto cerchiamo a Crysis. Adesso è molto luminoso. Install, reinstall. Passa la luminosità. Dello schermo, posso? Sì, che puoi. Dove si fa? Ah, qua. Reinstalliamo. Punkbuster? No. Game Spy? Gesù! Game Spy, cancel. Are you sure you wanna cancel? Sì, non yes. Si vede questo. Cosa vuol dire? Niente. È troppo luminoso. Ups. Fa lo stesso, sono gli install wizard. Abbassa un po' la luminosità, non devi dire. Oh. Si legge qualcosa, almeno si vede che è Windows che sta installando roba. Launchers. The game launcher does not support controller input. You can use the trackpad on the touchscreen to interact with it. Ah, la tastiera con SteamX. Ok. SteamX per la tastiera.
Questo comunque è un controller grosso. Ah, non ho ancora usato il pad dietro. Mi trovo abbastanza bene. Qualcuno ha le mani giganti e non ci arriva. Cosa le mani giganti? Questo è perfetto per le dimensioni della mia mano. Ah, ah, culo! Così è comodo. Così è un po' tirato, ma va bene. Tanto stai probabilmente facendo cose intense. Mi ci sta. Questo invece è più relaxed. Quindi questo lo usi solo per gli strategici, tipo. Perché lo tieni molto più relax. Quasi mi viene da usarlo così. Non hai una posizione scomoda. Sì. Point and click. Bello questo gioco, tutto nero. Non è che non funziona. Non ho mica verificato che funzionasse in quel nessun modo. Può essere, non è verificato. E anche non ho installato tutta una marea di roba. Riproviamo. So che l'altra edizione funziona. Dai, va bene, installiamo questa. Accettiamo. Installa. Non creare, per piacere. Tra l'altro, Launch Comrade when Windows starts. Ah, ce n'è uno che sforza un po'. Infatti non è proprio fatta perfetta per questo. È giusto così, non si muove. È molto solida. Comrade. Sempre in quel tema siamo, Stan. Sempre lì. Madonna. Ma lo vedo ovunque. Ho fatto fatica a giocare a Zomboid un paio di giorni. Mi sa che... devo guardare le impazioni di ProtonDB per questo. Cos'è, Crysis? Sì. Vediamo se riesco. Magari riesco a guardare da qua. C'è un browser. Ma sicuro? Credo. Sicuro, credo anch'io. Come cavolo? Ho due modalità desktop? No, giusto, il gioco continua a girare. Ah, quindi ha due sessioni attive contemporaneamente? In che senso? Non lo so, continua a girare il gioco? Sì, puoi navigare su Steam mentre il gioco gira. Se io cerco per... Crysis no. Remastered? Non è Crysis Remastered, è Crysis normale. Proviamo lo stream. Cosa? Si sta aggiornando il gioco lì? Sì. Ok. Ok. Questo è streamando dal computer. Tra l'altro voglio vedere la latenza anche. Questo è da Linux a Linux, eh? Il gioco sta renderizzando su Linux dall'altra parte. Il menu è sbagliato, però va bene. Hold back to control the remote session. That might be a problem. Però credo di sapere perché. Dov'è qua? Esatto, ok, integer è così. Ma scusa, il gioco non sta renderizzando tipo una risoluzione deficiente? Adesso vediamo. Però,
No, vabbè, ma semplicemente sopra AtomDB le impressioni sono le stesse. Si legge. Ok, lì si legge il testo. Qua a riceverlo non si legge. Ah, se qualcuno aggiustasse. Game one start and request a valid CD key or so problem or inside. The fix is to replace dot exe files from Q1 launcher as the instruction in the discussion. Okay. Don't see discussion. Ok, la risoluzione è. Avrà detettato che il computer sta facendo fatica. No, ah, perché è andato sotto. Devo dire che preferisco questo coso sotto. Nello Steam Controller hai questo sotto e il D-pad virtuale sopra ed è terribile. Ops. Comodi i pulsanti dietro. Questo B, quindi posso correre anche. Questo Y, per, cioè questa cosa qui. Questo comunque corso. Ah, giusto, scusate. Quelli sopra sono entrambi corsa. E quello sotto è... No, scusa, in diagonale, questo e questo sono corsa, questo è la Y e questo sotto invece è la X per bere. Questo streaming. Dove il mouse? Il mouse? No. C'è mouse sullo schermo. No, no. Allora, fa vedere. Oh, è vero, ho il D-pad adesso. Voglio cambiare la risoluzione, ma voglio metterla precisa a quello dello Steam Deck e vedere cosa succede. Ah no, si è rotto qui. Si è rotto lì? Ah! Si è rotto nell'altro schermo. Ma tra l'altro mi fa ridere perché in realtà sta streamando a questa risoluzione, per quello vedo sfocato. Yeah! Così si vede benissimo. Che cazzo di trollata! Responsività va benissimo. Scusate, vado un attimo fuori camera. Ok, c'è un minimo di latenza, ma è veramente bassissima. Stavo guardando i due schermi, uno di fianco all'altro. Ok, c'è l'accelerometro. Se tengo premuto qui si gira, se invece mollo non fa niente. Stesso di qua? No. C'è una cosa. No, non di qua. Comunque sì, lo streaming funziona bene, pace.
continuo a sbagliare questa cosa. Quit. Bello i bordi neri. No, dai, no, non si può, non si può. Ciao. Ok. Ah, però se lo installo qua è un palo nel culo perché... quindi, Great on Deck, che cosa abbiamo? Abbiamo Alien Isolation, Beholder, Broken Age, molto bello, Gunslinger, Don't Start Together, Dishonored, Dark Souls. Non è vero, perché il salvataggio non sono un problema. Control, Celeste, Celeste. Guarda che bella la fragolina lì in alto. No, torna. Ok, non so. Il menu è assolutamente confuso, non ci capisco niente. Non so a che livello del sottomenu sono. Cioè, sono sempre dove voglio essere, però boh. Lost Coast. Cosa? Questa è tipo una demo stupida. Un livello extra che non hanno incluso, una roba del genere. Allora, cosa abbiamo installato? Che è effettivamente installato? Crysis, che non funziona. Hades? Don't Start Together? Sta scaricando questo adesso. Voglio provare questo. Questo è ottimo. Allora, devi sacrificare un po' di qualità, però funziona bene. E ci giochi quello che ti pare. Cioè, il Valheim è un gioco abbastanza pesante normalmente. E sì, c'è da abbassare un po' la qualità. Tra l'altro mi sono dimenticato qual è il default che ha messo. Che l'ho cambiato subito. Non lo so. Però forse lo abbasserei ancora, chissene. Cioè, alla fine... Questo device è un ottimo ricordo di meglio un buon gameplay che una grafica pesante. E non deve essere per forza 2D, anche 3D può essere leggero e bello e con un bel gameplay. Ok, quindi si usano questi qua sopra. Non so se riuscite a vedere, qua mi dice che comandi usare. Ah, giusto, qua hai tolto via i messaggi che stavo guardando. Mentre il gioco in 16 decimi. No, praticamente in 16 decimi metteva il gioco in 16 decimi su uno schermo 16 noni. Quindi metteva le bande nere e mi streamava le bande nere. Quindi c'erano le bande nere doppie. Terribile, terribile. Questo invece. A proposito, riesco a dirgli. Game details, manage, no, properties, allow. Così magari scarica dall'altra roba. Sta scaricando l'altra roba. Cosa gli facciamo scaricare? Ecco! Cosa gli facciamo scaricare? Sì, sì. Però in realtà questo dopo. Adesso fai... li sta facendo tutti? Control, Hades, tipo si può, esatto. Ok. No, non la home. Resume game, ok.
Screen shake effect, photo sensitive, vertical, full screen, game controller, mode, grab, rumble, language. Quindi non riesci a mettere la risoluzione 16 decimi? Bello, scopriremo quanti giochi non hanno 16 decimi. Non mi ricordo più come si gioca, eh. Beh, a quanto pare non serve saperlo, basta usare l'intuito. Non c'era modo per fare... Ah, eccolo. Esatto, così si prendono le fragole. Quindi... Madonna, mi devo assolutamente riabituare. Ah, mi sa che questo l'ho giocato mouse e tastiera, tra l'altro. Punto. Così, io questo sto facendo soffrire un po' Rob in realtà, e lui invece si spaccherebbe questo gioco. Quanto c'è gente? 7 persone ancora che guardano, bravissimi. Ma mi sa che fra poco andiamo a mangiare. Mentre li metto a scaricare tutti i giochi del mondo. Ops. Non c'è un modo tipo per saltare tipo turbo con questa cosa? Ah, ok, quello è il salto turbo. Non mi ricordo più assolutamente come si gioca. E continuo a avere questo. 120 euro è un affare. Cos'è? Con le misure, sì. 420 euro è. È fenomenale. È la che scrive. Sì. Ce l'ha se pensione. Sì, Celeste è veramente speciale qua sopra.
Eccolo, Seattle. Questo mi ricorda la capitale fantasma di... del Laos, forse? Di vicino. E c'è una città che hanno costruito e non ci vive nessuno. Perché hanno fatto una città per ricchi e non hanno lasciato nessun posto agli schiavetti poveri per lavorarci, per tenerla, di tenerci dietro. E la città è completamente vuota. Cos'è? Dovremmo controllarlo su Instagram se esiste. Bla bla bla, ma quindi tipo... Vabbè dai. È il caso di completamente irresponsabile. Cosa? YOLO! Ah, ok, quindi posso usare anche B. Ottimo. Aia! Ma quindi sta scaricando una marea di giochi? Eh sì, ha quasi finito Hades. Questi ci metteranno un'eternità e direi che andiamo a mangiare. Nel frattempo che scarica tutto. E più o meno mi ricordo come si gioca. Rob starà bestemmiando a vedere come gioco male. Per passare facilmente. Ok. Ok, così funziona. E tipo c'era. Esatto. Ah, finito di scaricare Hades. Proviamo quello. Tanto queste sono tutte fragole che ho già fatto. Stavo giocando giusto per l'anima di... bravo, scarica control. Hades. Anche questo gli mettiamo. Proprietà. Update. Allow. E se DirectX. Tua mamma. Non ho neanche provato tipo tutte le cose. Chat post tutto scroll, puoi scrollare giù. Ah, perché non provi HL2? Sì, che è una buona idea. Ancora qua stai. Sì. Mi ha preso poco. Adesso metto in coda anche quello. Oh, è partito qualcosa? Sì, è partito il gioco. Allora, ci sono un paio di cose che voglio vedere, che hanno detto che sono fighe. La luminosità dovrebbe andare molto giù. Se lo dite su, lo proverò al buio. Allora, mettiamo in coda Half-Life 2.
ecco qua. Ha scaricato tutti. Com'è? Così. Beh. Scusa, quanti... No, non questo. Come ti trovi con i controlli? Abbastanza bene. Un po' pesante dopo un po', in effetti. Un po' scomodo. Nel senso... Dimenticavo che c'ho queste cose, non mi ricordo più come si gioca neanche questo. Locked. C'è un po' di cibo. C'è un po' di cibo. Cosa c'è da prendere? Ah! Ok. Voglio vedere come rende sulla TV. Sì. Ok, heartbreaking fail. Your special deals more damage and inflicts weak. Your attack deals more damage and inflicts weak. Ma proviamo questo. Questo. Qui posso sacrificare della vita per fare robe. Ma no, facciamolo. LOL. Ho recuperato la vita. E queste sono delle sfide, se ricordo bene. Primordial Originator. Allora, for the next four encounters you face more foes. After you cast, no. Inferno bomb after the dust strikes. Questo è un po' schifo, ma vabbè. Vorrei per spostare la risoluzione senza le barre nere. Non c'è. Le impostazioni sono niente. Ah no, display forse qua. Ah, lo ho già. Ok. Allora abbiamo... Ah, la prossima stanza. Cos'era? Tipo tesori e... gocce. Andiamo di gocce. Andiamo di gocce. Non mi ricordo più niente. Ah, quando muoiono lasciano bombe. Posto. Bello. Ah,
Ah, trovato. È l'unico vero, sì. Quanta vita ho? Sto recuperando tutta. Sono quasi, dovrei aver fatto la sfida. A proposito, eccolo. Molto scemo. Oh, bello! La sfida col boss, aiuto. So, your attack inflicts hangover. Your call inflicts hangover. If your art is lower. Ah, ok, ho un minimo di vita del 40%. Ah, non è male, eh. Però anche hangover per ogni attacco. Tutti questi sono buoni. Dai, questo. Ciao T0. Aia! Ah, devo sopravvivere, non sono scemo. Fatto malissimo. Mi sa che senza lo stream ci giocherei un po' più vicino perché è un po' piccolino. Questo è un bonus di vita. Lo sto scaricando. Allora, soldi, Caronte, vai. Quanti soldi ho? 190. Potrei
potrei benissimo prendere. Aspetta che vediamo se. Sono tentato. Dai, prendiamo il mystery. Your dash deal damage inflicts weak. Vai. Questo è un po' di cibo. Esatto, adesso faccio questo alone tutte le volte. Ottimo. Non mi ricordo, ma direi vediamo. Ma non l'hai scaricato? Ma scarica questo, smetti di scaricare control. LOL. Già, LOL. Un po' scemo. Cos'è questo? Guadagna più di 100, vai! Cos'è questo? Uno dei doni. Ok, sta più o meno a metà. Cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Stai premendo spazio? Questo è solo lo stesso. Sì, non è un problema. Quello che metti... Sì, adesso proviamo. Vediamo di a che punto è sto Half-Life, dai che ci mette. Sì, ma adesso mangiamo, cioè, non ti dire. Sì, mangiamo. Ok, se io clicco qua, senza andare con tutti i controller, resume game. Ah, poi anche A, sul gioco, riprende, non c'è bisogno che clicchi resume game. Vai. Mangiamo? Sì. Ok, lo lascio scaricare allora, magari gli metto qualcos'altro. Steam. Posso... Ah. Clear this chamber to quit. Ma è pulita. Ok. Si fa così per salvare. Esci. In realtà sti due giochi sono già abbastanza, però potrei... Sì, è comunque invitante prendere questi qua Great on Deck. Sono giusto qui, sono tutti i tuoi giochi. No Man's Sky. Life is Strange. Dovrei finire Life is Strange. Ma ce n'era uno tipo che volevo finire. A parte metti Broken Age. Vabbè dai. Ce n'era uno che volevo giocare, che volevo finire, che non avevo finito. Guarda che bella console con una marea di roba.
Vai, installa Deponia. Arrivo. Ah sì, stacco lo stream. Ciao a tutti, grazie per aver visto quella bellissima review. Ciao a tutti. E vi dirò dopo, magari torno in stream dopo.